dal ristorante Le Salette di Rosciolo in provincia dell'Aquila, il saluto di Paolo Vignucci, ben trovati al nostro programma che oggi torna ad ospitare con simpatia e affetto l'attrice Franca Minucci, mentre prontamente il personale di sala di questa struttura che verremo di qui a poco a presentare ci porta a tavola uno dei primi elaborati dello chef Guido, che avremo modo anche di coinvolgere, di ascoltare, proprio per parlare nel dettaglio di questa struttura di ristorazione che fa onore non solo a questo caratteristico centro della provincia dell'Aquila, ma all'intera regione Abruzzo. Qui si mangia davvero all'insegna degli odori e dei sapori della cucina tipica abruzzese, prodotti a chilometro zero, tante prelibatezze, tutte da gustare. E con l'attrice Franca Minucci in splendida forma, io vorrei subito venire a brindare una presentazione davvero suggestiva di questo primo elaborato, sì, a questo nostro incontro. Ci hanno preparato del prosecco, ma anche del buon vino, e qui c'è davvero di tutto. Cin cin. È davvero un piacere. Noi andremo ad assaggiare queste prelibatezze della cucina del ristorante Le Salette di Rosciolo, ma poi avremo modo anche di assaggiare primi e secondi piatti proprio tratti dalla storia della cucina abruzzese. Allora Franca, ci troviamo davvero in un'atmosfera invidiabile, sì, una struttura ottocentesca, anche se poi aggiustata e restaurata nel dettaglio, però qui si respira aria di storia. Sì, non è vero, così? È vero, si respira intanto un'aria di bellezza. Siamo in un posto straordinario, non soltanto in una località straordinaria che è il Rosciolo, forse non so fino a quando conosciutissima, ecco, dal nostro infatti stesso territorio. Ma siamo veniamo a dare qualche notizia certo più siamo precisa. In un luogo straordinario, tra l'altro, insomma, questo diciamo che è anche il territorio dove ci sono due delle chiese più belle in assoluto, ma non dell'Abruzzo, d'Italia. Una sicuramente un caso unico e raro, perché abbiamo il caso di una chiesa paleocristiana proprio in questo, diciamo, territorio, che è appunto Santa Maria in Porclaneta. Ecco. Io, c'è tra l'altro, un libro sul nostro assolutamente tavolo, sì, insomma, ci sono storia, tante pubblicazioni, fra cui ce n'è questa molto bella di Vincenzo Angeloni, che è il sacerdote, come il spesso parroco. Il parroco, come spesso avviene in queste località, ci sono dei parroci che sono dei grandi umanisti, prima ancora di essere anche dei grandi pastori, no? del loro territorio e del paese. Ecco, ed è proprio da queste pubblicazioni che possiamo entrare nei particolari di una realtà architettonica, di una realtà proprio dei beni artistici e culturali di questa nostra regione, che è veramente invidiabile. Devi sapere, Paolo, che c'è proprio un'iconostasi, proprio, diciamo, perché è paleocristiana, ti dicevo, insomma, che è unica proprio in Italia. Io credo che bisognerebbe fare un viaggio soltanto per vedere questa rarità. Qui. Perché proprio qui? Chissà. Proprio qui, insomma, in questa valle, che è stata una valle non a caso, insomma, una valle importante. Si pare che il nome Porclaneta possa essere, almeno così mi diceva anche la sovrintendente giorni fa, legata all'idea dei maiali, proprio dei porci, no? Che erano coloro che in qualche modo abitavano anche, nel senso che venivano a pascolare, insomma, in questa valle. Però ecco, anche sullo stesso nome c'è un pochino così di contestazione nello stesso nome, insomma, nelle origini. Siamo in un locale anche molto bello, diciamolo. C'è stato un restauro, insomma, conservativo molto interessante. Il fatto stesso di stare in questa specie di grotta, no? Con queste volte qui a carrozza, insomma, no? Con questo bugnato così rustico. Diceva bene, insomma, il titolare, che ha fatto proprio un restauro per poter far riemergere tutto questo che era stato invece intonacato, insomma, a volte, no, la nostra civiltà, insomma, no, va a coprire le cose più meravigliose che abbiamo. Quindi è veramente un luogo molto bello, non soltanto dove si mangia molto bene, come tu dicevi giustamente, con una idea del cibo che racconta la nostra storia, il nostro territorio. Questo è tutto cibo del nostro territorio. Se poi consideri, Paolo, che siamo proprio alle falde di questa montagna del Velino, questa è una zona di grandi querce, ma anche di ciliegi, di mandorli, e quindi è veramente un luogo magico, insomma, è sorridente. Che ispira. Ispira in tutti i sensi. Buon appetito a Franca Minucci, perché avremo da gustare alcuni dei piatti che hanno fatto proprio la storia della cucina abruzzese. Lo chef ci diceva anche che questo è un locale che insiste proprio sulla cucina a base di verdure e di tutti i prodotti a infatti chilometro zero. Quindi sì, è molto interessante. È una presentazione molto davvero suggestiva. Molto elegante. Molto come elegante, tutto elegante qui dentro. Sì, senz'altro. Benissimo. Franca Minucci, veniamo a parlare anche di tutto quello che sta facendo Franca Minucci negli ultimi tempi, perché
Vediamo Franca praticamente dappertutto, tanti sono gli inviti, tante le manifestazioni importanti a cui ha preso parte negli ultimi giorni, non è così? Sì, beh, insomma, una cosa bella e importante l'ho fatta poco fa, insomma, a Firenze, al Grande Premio Galileo, insomma, dove ho portato la voce del poeta, del Vate, in un pubblico, ma soprattutto in un teatro, la Pergola, insomma, Firenze, che poi è il teatro di Eleonora Duse e di D'Annunzio. Pensa che c'era c'è il camerino di Eleonora Duse, il camerino che Eleonora Duse si è fatto costruire proprio, diciamo, dietro il palcoscenico, per stare proprio a fianco al palcoscenico, quindi molto lontano da tutti gli altri camerini, perché lei voleva stare da sola, voleva essere, come dire, concentrata. E fuori c'è questa targa che mi ha molto emozionato, quindi sono stata molto felice, insomma, questo è un premio Galileo 2000, insomma, è un premio veramente internazionale, quindi... Sì, ma io vengo anche proprio ieri sera da questo bellissimo concerto a Teramo, nella cattedrale, anche lì in questa cattedrale romanica, il Duomo di Teramo, insomma, un posto veramente straordinario anche lì, dove abbiamo fatto un grande concerto insieme a Santino Spinelli, insomma, proprio sull'intercultura, insomma, l'accoglienza, diciamo, e quindi c'erano con noi e davanti a noi tutti i membri della comunità europea che su questo discorso si stanno molto battendo. Io anche lì ho letto preghiere alla Vergine in lingua romanì e insomma in lingua italiana. È stato un bellissimo momento. Come prosegue il discorso relativo al carteggio, all'infinita storia d'amore tra Gabriele D'Annunzio e Eleonora Duse? Dici bene infinita, però mi auguro che, insomma, come dico io, tanto tuonò che piove, insomma. Siamo ormai arrivati alle ultime battute di questo lavoro, che ha avuto tante revisioni, e non soltanto da parte mia, poi ha avuto la presentazione, insomma, all'ultimo momento di Anna Maria Andreoli, che ha voluto farla, quindi l'abbiamo aspettata anche per questo, oltre a quella di Barbari Squarotti, insomma, quindi un libro, diciamo, di grande, così, insomma, di grande importanza, diciamolo. Esce il 21 aprile, perché abbiamo la data precisa, appunto, del 14, ma la data non è casuale. La data è perché Eleonora Duse muore il 21 aprile del 1924, quindi ha 90 anni dalla sua morte. E quando Eleonora muore, siamo al lunedì, il 21 aprile del 24, lì è il lunedì dell'Angelo, era il giorno dopo Pasqua, e quest'anno, dopo 90 anni, si riproporrà la stessa cosa. Il lunedì dell'Angelo sarà appunto il 24 aprile, quindi in una grande coincidenza anche questa. Ecco, possiamo fare qualche piccola interessante anticipazione di questo libro, di questo carteggio? Cosa contiene? Bene o male abbiamo studiato sui libri di storia anche questa grande storia d'amore che ha appassionato il mondo intero, la storia d'amore tra Gabriele D'Annunzio ed Eleonora Duse. Ma cosa si sa e cosa non si sa di questa storia fatta di tanta passione? Dici bene. Il carteggio è sicuramente un documento che servirà a rivedere molte, molte cose di questo rapporto, che è stato sempre un pochino segnato da un giudizio un po' negativo, no, su D'Annunzio. E noi abbiamo sempre un po' saputo che Eleonora è quella che ha amato follemente quest'uomo e che D'Annunzio invece poi l'ha ripagato anche con tradimenti, insomma, con l'abbandono, con l'averle negato la titolarità, insomma, e quindi il personaggio di Mila di Codra nella Fila di Iorio. Quindi D'Annunzio ne usciva assolutamente, insomma, in maniera un po' negativa, anzi senza un po', molto negativa. Ecco, forse il carteggio serve un pochino a riabilitare tutto questo e a raccontarci una storia un pochino diversa, intanto di un amore da parte di D'Annunzio molto alto, molto vero, molto profondo. Questo forse l'avevamo capito anche quando abbiamo visto nella sua stanza, nella sua famosa officina, insieme al ritratto della mamma, di appunto la famosa Luisa De Benedictis, a fianco al suo ritratto anche quella di Eleonora, il ritratto di Eleonora, no? La famosa testimone velata. Avevamo capito che questa donna aveva avuto un'importanza particolare, però le lettere ci raccontano una quotidianità di rapporto, una intensità, una complicità molto diversa. Ecco, credo che questo lavoro e queste lettere saranno veramente illuminanti su questa storia d'amore, ma anche per restituire ai personaggi una realtà, insomma, una verità. C'è un aneddoto in modo particolare che ha sorpreso e ha colpito, ha stupito Franca Minnucci? Sì. Qual è? Mi ha stupito l'aver capito in maniera irreversibile, cioè, come dire, senza possibilità di errore, che Eleonora conosceva il contenuto del romanzo Il Fuoco.
E su questo argomento si sono molto gli studiosi, si sono molto cimentati nel capire questa cosa, hanno molto provato a districare questa matassa. Cioè Eleonora conosceva il contenuto del romanzo, di questo romanzo che parlava di lei in effetti, e che raccontava un'attrice ormai decadente negli ultimi tempi della sua vita, ormai anche in una condizione fisica non certo di grande efficienza. Ecco, quindi anche un po' un modo anche, insomma, un po' offensivo di parlare di Eleonora Duse, di questa grande attrice. Ebbene, Eleonora conosceva questo testo, lo avevano letto insieme, Eleonora nelle lettere fa molto riferimento ai momenti di belli che avevano avuto insieme con il romanzo fra le mani. Non soltanto lo conosceva, e come lei dirà, e lo dirà in maniera molto sincera, non ha assolutamente patito l'uscita di questo libro. I loro rapporti non sono cambiati per niente, nonostante tutta una critica e un'analisi dei loro comportamenti e dei loro costumi vorrebbero farci pensare il contrario. Quindi Eleonora non ha subito, come dire, l'uscita di questo libro come una violazione, come un'offesa nei suoi confronti. Ecco, a volte ritorna su questo argomento, però poi lo supera immediatamente e va avanti, come tutte le donne intelligenti. Ormai lo possiamo dire. Quali difficoltà ha incontrato Franca Mignucci per mettere insieme tutti questi resti, tutte queste lettere, anche perché non è stato facile affatto? Intanto parliamo di un carteggio costituito fra telegrammi e lettere di qualcosa come 1680 documenti. E quando io dico documenti, a volte il pubblico che mi ascolta, forse qualcuno di loro sa sicuramente questa cosa, perché spesso ne parlo anche nei recital. Quando io dico documenti, non dico, una lettera non è costituita da una sola pagina. Molto spesso Eleonora scriveva lettere di 10, 12, 15 pagine. Quello che voglio dimostrare con questo carteggio è che conosceva il testo, conosceva il romanzo e non ne ha avuto, a differenza di quello che il grande pubblico ha sempre pensato, che anche la critica ha sempre creduto, non ne ha avuto una reazione così violenta, di dolore. Certamente la cosa l'aveva un po' offesa, però poi si riprende immediatamente. Il rapporto, cioè, non cambia, ecco questo voglio dire. Il rapporto non cambia dopo l'uscita del fuoco, mentre per molti il rapporto è cambiato o sarebbe dovuto cambiare. Tu mi dicevi quali difficoltà io ho incontrato in questo lavoro. Intanto stiamo parlando di un lavoro mega galattico, enorme. Parliamo di qualcosa come 1680 documenti. Incredibile. Parliamo di un lavoro dove era difficile anche, intanto le lettere sono quasi tutte senza luogo e senza data. Quindi già la ricostruzione spazio-temporale. Quindi è stato già questo un problema, è stato un problema filologico, insomma, il primo lavoro è quello di restituire, come dire, insomma, un tessuto logico, un tessuto cronologico, e di rimettere insieme storie, momenti, spettacoli, perché tutto questo erano gli indizi. E su questi indizi si costruita, come dire, si costruiva tutta una vita. Cioè, io potevo datare una lettera in un certo modo se sapevo soltanto che lei a Londra c'era stata e quante volte c'è stata, perché se lei parla di Londra nella lettera io devo capire quali possono essere le occasioni in cui lei è stata a Londra, quindi devo rivedere tutti i suoi spettacoli, tutti gli spostamenti dei suoi spettacoli e capire a quale di questi spostamenti poter, come dire, attribuire queste parole. Quindi una cosa, come dire, ipotesi straordinariamente difficili, insomma, da fare, su indizi molto fragili, molto lievi. Benissimo. Siamo sempre collegati con il ristorante Le Salette di Rosciolo in provincia dell'Aquila con Franca Mignucci. Cediamo momentaneamente la linea alla regia per riprenderla tra qualche istante per la seconda parte del nostro programma. Più tardi. Manamana. Manamana. Manamana.
Seconda parte del nostro programma all'interno del ristorante Le Salette di Rosciolo in provincia dell'Aquila, comune di Magliano dei Marsi. Rape rosse con gorgonzola, altra specialità che propone lo chef Guido, che avremo modo di sentire e di ascoltare. Mamma mia, che piatto, Franca! Una presentazione che si commenta da sola. Si commenta da sola, di una bellezza strepitosa, questo colore. Le rape rosse, insieme quindi al formaggio e al gorgonzola, come è stato accostato, o con il nostro formaggio pecorino, insomma. Ecco, Franca, buon appetito ancora. Grazie. Perché... Grazie. Lo chef ci sta viziando. Ne vale la pena. D'altra parte qui si mangia molto bene, un posto rinomato, un posto davvero che merita la massima attenzione anche e soprattutto da parte vostra, da parte di tutti coloro che sono alla visione e all'ascolto. Franca, torniamo a parlare di Gabriele D'Annunzio, 150 anni dalla nascita, ci sono state tante iniziative, tanti eventi, ma secondo te... è stato ricordato a dovere questo anniversario? D'Annunzio non sarà mai ricordato a dovere, non sarà mai celebrato a dovere, perché non riusciremo mai a capire fino in fondo di chi stiamo parlando. Stiamo parlando di un uomo geniale, stiamo parlando di un intellettuale tra i più impegnati, tra i più seri della nostra letteratura, tra i più colti della nostra letteratura. Stiamo parlando di un uomo che ha avuto poi con questo territorio, tu dicevi la Marsica, D'Annunzio non è un caso che già allora conosceva benissimo questi luoghi, non è un caso che ha voluto che la fiaccola fosse appunto ambientata ad Anversa, ma che i personaggi si muovessero, tutti, no, pensa insomma ai personaggi della fiaccola, appunto i serpari, cioè si muovessero proprio da questa terra, dalla Marsica, che conosceva, e la conosceva nei suoi riti, la conosceva, diciamo, nelle sue origini più profonde. Ecco, tra le cose che di D'Annunzio, insomma, al Vittoriale ci sono, e che io ho portato anche in mostra a Pescara, c'è un'agenda che è di Abate, una guida dell'Abruzzo di Abate del 1903. E D'Annunzio, in questa guida, va a guardare tutti i paesini dell'Abruzzo e su questi paesini scrive, su questi paesini chiosa con le sue mani, appunto con la sua penna, alcune considerazioni, non so, dice: in questo posto c'è una chiesa bellissima, gotica, c'è una chiesa romanica, e qui c'è un ristorantino, c'è una signora che fa delle buonissime, c'è un negozio di alimentari dove si vende un ottimo formaggio, eccetera. Ecco, D'Annunzio conosceva questa nostra terra passo passo, pietra pietra. Con le istituzioni, il Vate ha sempre avuto un rapporto di amore-odio, un rapporto di amore-odio continuato anche fino ai nostri giorni, perché le manifestazioni, gli eventi a cui facevamo accenno poc'anzi, sono stati sovvenzionati soltanto dal Comune e dagli enti regionali, quindi non è stato riconosciuto a livello nazionale come avrebbe meritato. Non assolutamente sì, i 150 anni della... nascita e D'Annunzio meritavano da parte del Ministero un riconoscimento che avrebbe dato a questa iniziativa e a questa data la giusta importanza, il giusto valore e la giusta valorizzazione. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, tu mi dicevi se si è fatto abbastanza. Il Comune di Pescara, devo dirlo con molta onestà, insomma, ha fatto tutto quello che si poteva fare, la Regione Abruzzo ha fatto tutto quello che si poteva anche fare. Anche perché del momento che viviamo. Noi stessi, operatori culturali, artisti, abbiamo dato tutto quello che potevamo dare a queste iniziative, spesso anche non rivendicando nulla o quasi, insomma, pur di farle, purché si parlasse, si continuasse a parlare di D'Annunzio, purché si continui a parlare di questo intellettuale, di questo poeta, tra i più straordinari poeti del Novecento, che forse ha avuto soltanto un demerito, quello di nascere in una terra difficile come l'Abruzzo, insomma, in una terra bella, meravigliosa, ma sicuramente difficile. È stata una terra difficile anche per lui, insomma. Ma tirando le somme, secondo te, che testimone ci ha lasciato Gabriele D'Annunzio? Ci ha lasciato intanto un grande rispetto per il territorio, la conoscenza innanzitutto. Non ci può essere rispetto se non si parte dalla conoscenza, e D'Annunzio conosceva il territorio. D'Annunzio conosceva il territorio, ma conosceva non soltanto quello dell'Abruzzo, anche dell'Italia intera, perché è stato uno dei primi a proteggere i beni artistici e culturali, a dire che andavano protetti con delle leggi. E, insomma, questa è una grande novità, una grande innovazione. Insomma, aveva capito che la grande fortuna dell'Italia, lo dice testualmente, è nella bellezza di cui ella è madre, questo dice, e quindi l'aveva capito già allora.
ci ha lasciato una grande, un patrimonio straordinario nell'amore e nel grande rapporto che D'Annunzio ha avuto con la patria, con la sua terra, con la sua nazione. Tutti hanno pensato che il momento in cui D'Annunzio va appunto e si impegna anche politicamente, si impegna anche, come dire, come soldato, come eroe, che sarà poi tale, era stato un fatto puramente ornamentale, decorativo della sua vita. No, e dobbiamo toglierci dalla mente questa idea. D'Annunzio ha creduto fermamente in questo e l'ha fatto con forza, con generosità, con impegno, mettendo a rischio la propria vita. Quindi è andato come soldato, non per far vedere che era andato, per combattere. È stato un uomo di una generosità, di una grandezza. Anche quando si parla di questo suo estetismo vuoto, frivolo, non è vero, D'Annunzio non ha avuto in nessun conto la propria vita, l'ha messa a duro repentaglio, a dura proprio la rischiata ogni volta per un ideale, per un progetto. Ecco, io credo che D'Annunzio vada assolutamente riletto, capito e soprattutto amato. Sui temi d'annunziani, Franca Minucci ha recitato davvero con il gota del settore dello spettacolo, ad iniziare da Michele Placido, con cui ha condiviso anche tanti momenti legati alla vita dello scrittore pescarese. Ecco, ma lo spettacolo che ricorderà per sempre, lo spettacolo più bello che ha vissuto in prima persona, qual è stato? È stato a San Vito, devo essere sincera. Quando, dopo lo spettacolo, quando io mi accosto al pubblico per dire che la lettera che vado a leggere, con la quale poi lo spettacolo si chiude, dopo essere stata io, Eleonora e Michele Placido, come dicevi giustamente, D'Annunzio, e ci siamo rincorsi in questa storia, attraverso le lettere, attraverso le poesie, attraverso gli stralci dei romanzi e degli spettacoli teatrali che i due hanno costruito l'uno per l'altro. E, ecco, dopo tutto questo grande movimento, c'è il momento in cui Eleonora è alla fine, muore. Allora io a quel punto esco dal personaggio, mi accosto al pubblico e dico che la lettera che andrò a leggere è l'ultima lettera di questo carteggio, quella che io considero tale. E il pubblico ormai lo sa, gran parte del pubblico che mi segue lo sa, è una lettera che io ho trovato senza luogo e senza data, ma che secondo me può essere posizionata a chiudere questa grande storia, questo grande romanzo di vita ed amore. E allora leggo questa lettera. Di fronte a questa lettera, che chiaramente voi capite bene è struggente nella bellezza, insomma, anche nella condizione particolare nella quale è stata scritta, e l'ultima volta appunto a San Vito Michele Placido ha avuto e ha detto testualmente queste parole, che poi sono state riportate dalla giornalista. Dice: signori, io sono un attore, ma erano anni che non mi emozionavo a sentir leggere una cosa. Ecco, questa cosa mi ha veramente, non solo emozionato, la giornalista chiudeva l'articolo dicendo: per Franca Minucci vale un Nobel, ed è vero, ed è vero. Ha recitato, ha letto poesie, ma cosa vorrebbe fare in futuro Franca Minucci per celebrare al meglio il Vate, l'immaginifico? Sì, intanto adesso volevo che esce questo libro, lo voglio presentare in tutto il mondo, ecco, questo sì. Una delle prime tappe che voglio fare, questo è il mio più grande desiderio. Tradurlo anche in varie lingue. In varie lingue, e voglio portarlo proprio, diciamo, mi auguro che la Bompiani, che insomma sarà appunto, come sapete, ed è la casa editrice che, con la quale uscirà insomma questo libro, porti il libro in America, perché io voglio ritornare in quell'albergo dove Eleonora, appunto, allo Shelley Hotel, dove Eleonora è morta, e voglio ritornare a Pittsburgh con questo libro per raccontare agli italiani che ancora ci sono, ma agli americani, la visione che Eleonora aveva della loro città, della loro, diciamo, di questa terra. Io credo che loro stessi non conoscano questo aspetto. D'Annunziana Doc, Franca Minucci, però un debole particolare per Eleonora Duse. Sì, io sono un grande debole per questa donna che non è stata, come dire, giustamente considerata nella vita e valorizzata nella vita con D'Annunzio. È stata apparentemente perdente, non era così, Eleonora era una donna vincente, lo è sempre stata e secondo me, per quello che posso aver io capito da queste lettere, lo è stata anche con D'Annunzio. Ecco. Bene, sempre seduti comodamente a tavola all'interno delle salette di Rosciolo in provincia dell'Aquila per questi ultimi istanti del nostro programma, io vorrei approfittare della circostanza per allargare gli orizzonti e per parlare di cultura con Franca Minucci. Che momento vive la cultura nella nostra regione? Innanzitutto un momento traumatico dopo quello che è successo a livello giudiziario per l'ex assessore alla cultura De Fanis, ma nel concreto? Un momentaccio, Paolo, un vero momentaccio.
Io credo che sì, anche questi episodi, insomma, non possano, non fanno bene alla nostra cultura, non fanno bene alla nostra immagine. Io so che noi ci siamo abituati a tutto e questo mi dispiace molto, perché dovremmo invece indignarci molto. Bene, in conclusione, ultimi scampoli, in che modo l'ha ispirata la vita di D'Annunzio? In che modo ha ispirato la vita di Franca Minucci? Ma credo che l'abbia ispirata nel senso di una ricerca sicuramente del bello, perché il bello non è solo bello, come ben sappiamo, è anche buono, c'è un'accezione morale nella concezione estetica che non è mai fine a se stessa e non lo era neppure in D'Annunzio. So che hai preparato qualcosa di speciale, una chicca con cui concludere, perché avere Franca Minucci e non dare l'opportunità di leggere qualcosa è impossibile. No, ma Quindi una piccolissima sì, poesia proprio sul ecco, Natale, visto sì, che siamo, salutiamo questo pubblico anche per così dare gli la auguri. dedichiamo Certo, ai nostri telespettatori. Prego, ed è Franca. una poesia forse così poco nota di D'Annunzio, forse è un D'Annunzio anche che non riconosceremo dalle parole, però che si lascia prendere la mano in questa dolcissima poesia dedicata ai Re Magi in particolare. Una luce vermiglia risplende nella pia notte. E si spande via per miglia e miglia e miglia. Oh, nova meraviglia, oh, fiore di Maria, passa la melodia e la terra singiglia. Cantano tra il fischiare del vento per le forre i biondi angeli in coro. Ed ecco Baldassarre, Gaspare, Melchiorre, con mirra, incenso. Ed oro. La firma è quella di Gabriele D'Annunzio e con questa chicca che ci ha regalato Franca Minucci io vorrei ringraziare la nostra attrice, ospite graditissimo del nostro programma che si è svolto in questa circostanza all'interno del ristorante Le Salette di Rosciolo in provincia dell'Aquila, un posto da visitare e da frequentare, un locale aperto tutti i giorni a pranzo e a cena con il meglio della ristorazione abruzzese. Grazie a voi per averci scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti. Guido Palombi, titolare chef del ristorante Le Salette di Rosciolo, ci troviamo in provincia dell'Aquila. Parliamo di questa struttura storica per l'intero comprensorio. Sì, è una struttura che è stata realizzata, finita di realizzare 4 mesi fa, 3 mesi e mezzo fa, l'abbiamo aperta e stiamo avendo abbastanza successo. La gente è contenta, l'ambiente è caldo, riservato ed è accogliente e degustano le nostre specialità. Ecco, però una struttura che risale all'Ottocento. Sicuramente sì, all'Ottocento, però Restaurata. secondo me, ecco, restaurata perché si usava allora, nonostante la struttura fosse così come la vedete adesso, di intonacare i muri, no? E portarli in una superficie liscia, anziché avere queste bellezze Certo, e comunque una queste. struttura che ha conservato davvero intatto tutto il suo fascino. Sicuramente sì. Parliamo della cucina che proponete agli Sì. amici che vi vengono quotidianamente a trovare. Sì, la cucina è una cucina del territorio. Io utilizzo, diciamo, derrate alimentari a chilometro zero, sono alla ricerca ogni giorno di trovare delle cose che posso poi utilizzare in cucina e mettere a disposizione dell'ospite e ci sono quasi riuscito. Quindi le erbe sono una cosa importante per Su la cui cucina, su puntate. cui puntiamo. E in Abruzzo ce ne sono circa 400 tipi. E sì e no, se ne conoscono 4-5, e io sto anche quotidianamente a contatto con i pastori, con la guardia forestale, per farmi indicare quelle che sono le caratteristiche del luogo e ci sto quasi riuscendo. Quindi Chef, ci sta facendo incuriosire. Quali sono i piatti forti, i piatti che vi contraddistinguono? Possiamo dare qualche informazione ai sì. nostri I telespettatori? piatti che ci contraddistinguono sono dei ravioli di ricotta di pecora che attingiamo dai pastori qui vicino, abbinati a dei pistacchi di Bronte, quindi c'è un ottimo abbinamento, e poi si possono salsare o con basilico e pomodorino, pachino, quando si trova, o se no ciliegino. E altri piatti sono piatti legati strettamente al territorio, quindi sono dei cuoricini sempre di ricotta,
con le erbe, con le verdurine, e le erbe di Rosciolo, che oggi vi farò assaggiare, quindi sarà una novità. Per quindi le erbe di Rosciolo, c'è la fenocchiella selvatica, c'è la persa, qui la chiamano la persa, che è la maggiorana, ci sono tante altre spezie, chiamiamole spezie, verdurine che si possono tranquillamente utilizzare. Certo, e poi qui siamo immersi nella natura, è un posto davvero incantevole. Ci abbiamo il velino di fronte, che è uno spettacolo della natura. Per esempio, un altro piatto forte è dei ravioli di agnello brasato con le erbe aromatiche, no? La farcia all'interno, e poi fatto e salsato con le verdurine di Donni di Rosciolo e lo zafferano, che è un altro oro che abbiamo qui in Abruzzo e va valorizzato, ecco, secondo me, nel modo migliore. Ecco, chef, dopo aver alimentato la curiosità dei nostri telespettatori, vogliamo dare qualche indicazione precisa dove si trova Rosciolo? Perché sono convinto, sono certo che molti dei nostri amici non sanno dove si trova Rosciolo. Allora approfittiamo anche della sua presenza per dare delle indicazioni precise, come fare per raggiungervi facilmente. Rosciolo si trova a 1000 metri di altezza. Rosciolo dei Marzi, comune di Magliano dei Marzi,